Santuario Maria Santissima dei Miracoli, sede canonica della Fraternità di Misericordia di Mussomeli, assemblea annuale per l'approvazione dell'esercizio 2015 e la relazione degli organi amministrativi. 10 aprile 2016. Nella tranquillità. Accogliamo con un applauso Canto Cantali del Coordinamento Zonale in Caltanissetta delle Misericordie. Cari amici, siamo nell'assemblea annuale della Misericordia che vede ogni anno la presenza degli amministratori che presentano il rendiconto dell'esercizio finanziario, dell'esercizio economico al 31 dicembre, in questo caso del 2015. Questa sera è una riunione particolare in quanto si conclude il quadriennio, per cui l'amministrazione nella sua interezza come consiglio magistrato, collegio dei revisori e collegio dei probiviri, ecco, si presentano a voi dopo aver espletato il mandato. Iniziamo intanto, la seduta è valida perché siamo in seconda convocazione, per cui il segretario Michele Messina redigerà il verbale, la relazione che il governatore, dopo averla letta al consiglio magistrato nelle sedute precedenti, presenta a voi. Ma questa relazione assume una particolare importanza, perché oltre a scadere il quadriennio di quest'ultima amministrazione, è il compendio, questa relazione, di quattro quadrienni che ha visto alla guida il sottoscritto e che oggi lascia. Una relazione puntuale dove si ripercuote i 16 anni di attività della Misericordia e quello che oggi questo consiglio magistrato lascia alla nuova dirigenza. Cari volontari e care volontarie, si è concluso per me il quarto quadriennio ed è arrivato il momento del suono della campanella, non quello della scuola, ma quello di un servizio durato 16 anni di ininterrotto governatorato che mi ha fatto sperimentare soprattutto la gioia e talvolta anche la sofferenza delle difficoltà emergenti nella quotidianità. Mi sono sentito sempre un felice alunno, nonché seguace del movimento delle misericordie che giorno dopo giorno mi hanno insegnato e tracciato la strada del volontariato, facendomi sperimentare anche la solitudine. Fu il 29 settembre del 1999, quanto proprio nella sede di Piazzale Moncibello, con locali assai angusti, da poco accordati assieme alla Fratres Incomodato D'Uzzo dal comune di Mussomeli, assunsi il ruolo di governatore deliberato dal Consiglio Magistrato nella considerazione, fra l'altro, che da alcuni mesi io già ero stato collocato in quiescenza e quindi dopo aver cessato l'attività lavorativa. Un suono di campanella dunque per me, che forse accompagnerete con una pagella
a conclusione del mio servizio. Da tempo, e voi lo sapete, ho serenamente maturato l'idea di un mio ritiro dal ruolo di governatore, rendendomi disponibile comunque, anche da semplice volontario, a dare il mio contributo di idee qualora dovesse occorrere e se espressamente richiesto. Sarebbe una cosa buona e giusta che altri potessero mettersi in discussione, potendo esprimere al meglio le proprie potenzialità nella complessa gestione della misericordia che da subito necessita di essere rilanciata, assicurando così al territorio possibili servizi innovativi eventualmente mancanti nel territorio. E proprio questo farà la differenza. Il ringraziamento sentito va a tutti i formatori che negli anni, in maniera del tutto gratuita, hanno messo a disposizione il loro tempo a favore dei volontari in servizio civile. Una particolare menzione merita la collaborazione con le forze sociali, sindacali, sportive, ecclesiastiche e scolastiche, collaborazione anche con le forze dell'ordine, enti pubblici e privati, con i quali il nostro sodalizio, allorquanto richiesto, non ha fatto mancare la propria presenza. Ai confratelli e consorelle, i miei 16 anni di governatorato sono stati lunghi, impegnativi e talvolta direi spesso anche silenziosi, ma sempre fiducioso nella crescita dei giovani, a cui va il mio ringraziamento ed incoraggiamento a continuare seriamente e responsabilmente nell'affascinante avventura di veri volontari, autentici fautori della civiltà dell'amore, testimoniando e recependo coi fatti il messaggio evangelico dell'amore vicendevole. Cosa dire a chi mi ha sostenuto in questi 16 anni come il Consiglio Magistrato, Revisore dei Conti e Collegio Probi Virali, i quali si sono ciecamente fidati di me? Sento ancora forte il peso di quella responsabilità, affidatemi, e senz'altro un commosso e sentito grazie va a loro. È stata una fiducia alla mia persona che forse non meritavo, ed è stata esattamente quella fiducia datami la motivazione per cui mi sono sforzato anche in solitudine con tutte le mie forze di non tradirla mai. Voglio sottolineare che ci sono stati momenti di dialettica anche vivace, ma proprio per questo ha fatto e fa forte di quel e fa parte di quella quotidianità dinamica dove il confronto, la condivisione e soprattutto il rispetto reciproco non sono mai vacillati. Al nostro dinamico padre correttore Don Ignazio Carrubba va la mia gratitudine e quella del sodalizio per aver accettato di buon grado il ruolo di guida spirituale del nostro sodalizio Musso Melese, potendo altresì manifestare orgogliosamente il nostro compiacimento per la sua nomina correttore del coordinamento zonale Caltanissetta Enna delle Misericordie. Il nostro vivo auspicio è che il suo importante ruolo possa essere di equilibrio fra tutti i componenti degli organi sociali della Misericordia, sia esso Consiglio Magistrato, sia esso Collegio dei Revisori dei Conti, sia esso Collegio dei Probiviri, ciascuno evidentemente con le incombenze attribuite dalle norme statutarie e da ogni altra norma vigente. Il nostro forte desiderio, infine, è che i nostri volontari crescano rafforzati nella fede cristiana,
sostenuti periodicamente dalla necessaria e indispensabile formazione. Un grazie particolare al coordinamento zonale Enna Caltanissetta nella persona del coordinatore qui presente Santo Cantali per la vicinanza dimostrataci. Un grazie grande alla nostra Confederazione di Firenze e agli organi regionali e territoriali per la simpatia e collaborazione riservateci. A tutti i nostri iscritti, attivi e non, con cui mi sono rapportato, va il mio ringraziamento per avermi in vario modo supportato e sopportato, chiedendo pubblicamente, ove dovesse occorrere, anche scusa nel caso in cui possa avere mancato in qualche circostanza. Vi assicuro comunque, con la serenità d'animo che serbo nel cuore, il gran bene che vi voglio. Adesso cosa devo augurare ai volontari che eserciteranno il diritto di voto per il rinnovo delle cariche sociali delle misericordie? Premesso che il voto equivale ad una scelta, auguro a tutti, nessuno escluso, di non considerare questa circostanza come momento di gioco, di non lasciarsi prendere dalle facili entusiasmo, quanto piuttosto dalla consapevolezza che il sodalizio va sostenuto a 360 gradi, senza se e senza ma, e con la dovuta perseveranza. Prevalga in voi, sempre e ovunque, il senso dell'appartenenza, lo spirito di servizio verso chi vi ha bisogno. A tutti quanti va l'abbraccio di chi vi ha voluto e vi vorrà sempre bene. Al nuovo Consiglio Magistrato, ai revisori dei conti e al Collegio dei Provviri che saranno eletti, l'auspicio caloroso di poter proseguire nella gestione del sodalizio con più determinazione, sempre nel rispetto assoluto delle leggi vigenti, di servire il territorio con i servizi alla persona e soprattutto di guidare il sodalizio con oculatezza e di non lasciarsi trascinare dai facili entusiasmi, di non ricorrere mai ad eventuali scamatagi che possono rivelarsi deleteri alla vita stessa del sodalizio. Per concludere, è auspicabile che questa assemblea esprima al meglio una nuova dirigenza motivata, vigilante e solerte nei ruoli a cui verrà chiamata. Grazie e Dio ve ne renda merito. Un abbraccio di cuore. Siamo ora allo sfoglio del collegio revisore dei conti. Lo sfoglio e adesso eleggiamo gli eletti. Per il consiglio magistrato, consiglio Giovanni, Costanzo Salvatore, Pennica Giuseppe, Frangella Cristian, Catania Vittorio, Noto Maurizio, Bavado Vincenzo, Nicosia Vincenza, La Monaca Salvuccio. Per i revisori dei conti, Pavone Vincenzo, Palermo Salvatore, Misuraca Sebastiano, Messina Michele, Falletta Carmelo. Per il collegio dei provviviri, Barba Carmelo, Corradengo Salvatore, Noto Walter, Di Maria Domenico, Caltagirone Giuseppe.